Roma-Manchester United termina con un 3-2, dove la Roma vive, o meglio vince, e ottiene un risultato importante, anche se esce dalla Champions, ma esce dalla Champions a testa alta. Termina, ripeto, 3-2 all'Olimpico di Roma. Si gioca questa partita meravigliosa, straordinaria. 3 gol all'opera della Roma, 2 del Manchester. A segnare è stato per la Roma Dzeko al 57esimo di gioco, il primo tempo, o meglio il secondo, Cristante al secondo tempo al 60esimo, e poi all'83esimo a firma di Alex Telles. Per quanto riguarda invece i due gol del Manchester, a farli entrambi è stato il buon Edison Cavani nel primo tempo al 39esimo e al 68esimo minuto del secondo tempo. Che partita è stata? Beh, presto detto. In entrambi i fronti, quindi nel primo tempo e nel secondo, secondo me il Manchester ha giocato molto bene. Nel secondo tempo invece la Roma ha praticamente trionfato ed ha prevaricato in maniera completa, totale e assidua proprio il Manchester, andando a fare un gioco veramente stupendo, andando a fare una partita veramente magnifica, andando a fare veramente un gioco piacevole e soddisfacente. Complimenti dunque alla Roma, la Roma di Fonseca, che si appresta a lasciare l'incarico in qualità di allenatore di commissario tecnico per lasciare il posto a Mourinho, autore del triplete. Iscrivetevi al canale, commentate. La Roma esce dalla Champions a testa alta dopo questa straordinaria vittoria che c'è stata ieri, 6 maggio 2021. Ciao a tutti da Leandro, narratore italiano.